Madò, dischi da 12! I dischi da 12 al prezzo dei dischi da 4! Ararara, non ci posso credere! Non ci posso credere! Madonna benedetta, i dischi da 12 a 12,99 euro! 12,99 euro, che faccio, mi rovino? Ciao a tutti, maccheroni, ben ritrovati e ben ritrovate. Io sono sempre Bota e questo è sempre Mac Arena. Oggi voglio condividere con voi un video molto breve, con delle considerazioni partorite da un gamer infognato, nottambulo, senza ore di sonno sulle spalle, a cui è comparsa un'offerta apparentemente molto succosa e interessante nel negozio, ovvero questo pacco di scovolo. I dischi da 12, tanto agognati, una delle armi più forti del gioco, a 13 euro. Un'arma che attendevo come si può attendere la quattordicesima in busta paga, per capirci. Sbam! Anche perché da quando li hanno rilasciati erano stati messi a disposizione soltanto di pochi rotti, vabbè, di pochi fortunati, diciamo, che li avevano sbloccati gratuitamente. Oddio, gratuitamente. Gratuitamente sto cazzo, li avevano sbloccati con gli eventi crate, boh, non so come si chiamassero in italiano. Comunque sia la ruota della fortuna, insomma. Dovevi shoppare una marea quantità infinita di crediti per sbloccarli, eccetera, eccetera, eccetera. Peraltro li hanno rimessi a disposizione da poco a livello più basso in un altro evento ridicolo con delle percentuali irrisorie da presa per il culo. Cioè, nel senso, mi sta bene shoppare, non ho niente in contrario, l'ho sempre detto nel video, io qualcosa nel gioco ci spendo. Ma quegli eventi con le casse della fortuna avevano delle percentuali di vincita veramente, veramente ridicoli. Ora il punto è questo. Prototipo a 13 euro sarebbero da prendere al volo, e così stavo facendo. Solo per capirci, il Railgun, che è l'unica altra arma forte che mi manca, costa a prezzo pieno 70 euro, però parte da grado 5, quindi 5 stelle su 7. Basta livellarlo una volta e si passa già a sbloccare la duplice copia. Questo benedetto pacco di scovolo in realtà ci propone un disc launcher al... Che bella pronuncia, porca troia, questo è veramente dettagliato. Disc launcher, Dio fa. Questo disc launcher a grado 3. E a grado 3 è una sola, ma è una sola di scarpa proprio. Perché hai un'arma della Madonna che sta sparando pallettine di carta. Sì, è sempre una bella arma, nulla da dire. Qual è il problema? Non è tanto la forza dell'arma in sé. Il problema è che poi per portarlo al grado 6, quindi il grado a cui con le 6 stelle sblocchiamo il doppio equipment, non solo dovremmo spendere una barcata di soldi in più come se avessimo pagato l'arma a prezzo pieno e non a 13 euro, ma per di più ci metteremo, boh, chissà quanto, una vita. Perché dove cazzo le troviamo queste carte per sviluppare così tanti livelli del discobolo? Di conseguenza, se io stavo già per mettere la carta di credito così subito contactless sul device per strisciare malamente e comprare 18 copie, mi sono fermato perché secondo me non ne vale la pena. Nel senso che il disc launcher nello store veniva. L'ho chiesto per conferma, ringrazio Gerba che mi ha risposto, venivano 50 euro a 5 stelle. Ora, quello è il loro prezzo, bene o male, anzi. Era il loro prezzo scontato. Considerate che le armi prototipo costano normalmente dai 60 agli 80 euro circa. Adesso hanno tirato fuori le versioni povere, tra virgolette, low cost, delle armi, e però bisogna stare attenti quando si paga a che cosa si sta comprando, perché in questo caso stiamo comprando un'arma depotenziata. Questa è un'arma Euro 5, ragazzi. Per passare tutte le leggi dell'omologazione europea gli hanno tarpato le ali, gli hanno ficcato tutti i silenziatori e i tappi super dove dico io, e questa spara a salve, ragazzi. Occhio che livellarla veramente costerà uno sproposito, perché
E non solo costerà uno sproposito, non si troveranno le carte, perché comunque è un'arma prototipo, quindi le carte progetto sono rarissime da sbloccare. Le centellineranno e da qui a portarla al grado 5, che è il suo grado basic, normale, ne passerà. Indi per cui io aspetterò, anche perché, e qui concludo, Anche perché c'è un motivo se l'hanno messo nello store a prezzo basso. Il Disc Launcher 12 è stato presentato ormai da un po' e non è ancora presente nella barra progresso e soprattutto non è ancora presente nell'inventario. Prima o poi ci dovrà finire nell'inventario, dovrà essere bene o male messo a disposizione di tutti. Ad esempio, il Disc Launcher 8 l'hanno tirato fuori dopo qualche settimana dagli eventi stupidi, fortuiti in cui veniva estratto randomicamente e in crediti del gioco lo si poteva poi comprare. Prima o poi questo cavolo di Disc Launcher 12 lo dovranno tirare fuori, assolutamente. E quando lo tireranno fuori, per carità, costerà un rene. In A-Coin o in crediti, ovviamente saranno A-Coin, lo do per scontato. Ma quando lo si comprerà, che siano cash, che siano valute del gioco, che siano guci di noci di cocco, lo si comprerà al livello 5, che è il suo livello di partenza dignitoso, degno di un'arma prototipo, degno della devastazione, della forza, della potenza di quest'arma. Quindi tanto vale aspettare e iniziare a risparmiare per prenderlo una volta uscito a livello massimo, o perlomeno a livello massimo acquistabile. Mi morderò la lingua, mi morderò le mani e mi morderò anche sto cazzo, ma evito di prenderlo. E il mio consiglio è anche lo stesso per voi. Aspettate. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è fatto piacere mettete like, commentate e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale per darmi un minimo di supporto, magari attivando anche le notifiche. Io sono Bota, vi ringrazio. GLHF, ci si vede nell'arena. Ciao!